Salve a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Proviamo sperando qua che dimmi da se diretto a raccolto là nel porto del cielo. Fantastico, capitano Remo. Grazie per averci messo a disposizione del suo pesore, no? Speriamo di poterla intervistare ancora in occasione di nuove scommesse. Che senso andare? Wow, sarà la mia prima apparizione in TV, che emozione. Oh Brendan, stai proprio bene. Abbiamo fatto una scoperta sensazionale nel corso dell'ultima esplorazione con animali. Abbiamo trovato una grotta sommersa sul percorso 128. Vediamo che ci vive un po' anche si pensava estinto mai da tempo. Voi, il capitano Remo, suppongo, non è detto in merito a prendere il controllo del suo sottomarino. Poi sarà inutile, ci aspettiamo la sua più totale collaborazione. Fu il capo di timido e capace di grandi cose. Cos'è stato? Sembrava qualcuno che parlava a megafono. Da dove veniva? Veniva dallo scalo. Il sottomarino, stanno cercando di impossessarsene. Brennan, vieni con me. Quelle pistelli sono gli stessi che hanno cercato di rubarmi la Mercedes. Cosa? Ancora tu? Ammetto che riuscire a seguirci fino a qui non è cosa da poco. Ma ora nessuno può fermarci, nessuno. Ha intenzione di seguirci fino al nostro rifugio al porto a Geopoli? Oddio, ok. Andiamo al porto a Geopoli. Perché ti mi mi ha rubato il sottomarino Explorer 1. Non vorrà mica il catturare il Pokémon sonnacchioso in fondo del mare. Anche se gli dessi da caccia non riuscirei neanche a sfruttarlo. Io qua non possiamo fare se. Ok. Andiamo a porto a Geopoli. Quando volo. Ok, sono di nuovo dimenticato qua di depositare strumenti che non mi servono qua, siamo la palla comunque non la usiamo mai, la piena buona qua penso che cioè nel caso che volevo un Raichu devo pure usare la piena buona, invece credo che Raichu lo potrei allenare tranquillamente in Cotola. Pokémon perde foglio. Non sa perché Pokémon perde foglio e non rosso fuoco, perché che voglio allenarmi un Vulpix. Come piacere scelgo di portare magari più in avanti da se vedendo sul Pokémon del Depoglio. Dio repellente. Pensavo che avevo trovato qualche. Pensavo che con l'aumentare di livello mi trovava qualche. Tipo qualche strumento là. Ok, ripulire l'attimito. Sì, individuato personaggio sospetto. Ecco lì. Tanto sia le regole del team leader che le regole del team mana no, di solito di pochi yen. Ho perso nel nome del mio team, ma ho la coscienza pulita. Ok, fatto, abbiamo affrontato Max nello scorso. Dio, i teletrasporti. E sì, Max. E c'è un altro. Che sonno, fai la sentinella al rifugio di andare, facciamo una sfida. Ok, la magna dovrebbe essere tipo acqua pura.
Secondo me ho perso. Non aveva dubbi. Dato che le regole del team mito comunque sono delle mezze secche. Montante, faccia destra. Ok. Super. Oddio. Ricominciamo questi soliti Zubat, i soliti Carvagne e poi e i soliti Pochiena. Papà non riesco a vincere, che bel modo segreto del nostro rifugio, beh, diciamo che in fondo c'è una sottomarina, ma per ora. Ma dove si va? Un'altra regola del timido. Ah, mi sono stufato di aspettare. E mi deve pure la lotta. Porca troia, sti carvagna. Basta, proprio. Tutti carvagna e tutti pochi ghiena. Porca miseria. Meglio già sti pollici che perdere così miseramente. Capo, ti ho deluso? Rifornimento carburante, ok, rifornimento melamino, ok, non ci riesco a mettere la K.O.X. Il ficcanaso. Zubat, porca me. Zubat a livello 32. E sconfitta tutto. Niente paringo, tutto secondo i piani. La mia missione era solo quella di farti perdere tempo. Buono. Sì, una tradotta o due contro due. I pannelli di trasferimento sono l'orgoglio del nostro rifugio. Non hai più pallida idea da dove ti trovi, giusto? Confondi e finisci il nemico e poi vai a segno. Questa è la nostra strategia. Quando mi sono riunito a Team Mudo, per prima cosa ho imparato ad attivare i pannelli di trasferimento. In realtà i Team Mito sono delle, cioè non so chi sono più delle mezze seghe tra Team Mito e Team Magma, eh. Ok, due piccioni con una fava, ma chi sei? Goku? Non lo sai, ok, non conosci la fatica, ero troppo impegnato a pensare ai pannelli di tassello. Non dicono niente? Sei già qui, ti ho sottovalutato, facciamo la finita. Sono una spanna di sopra delle reclute che hai incontrato fino ad ora. Veniamo subito al topo, ti batterò senza possibilità di appello. Dio. Abbiamo incontrato un idrotenente. Se nello scorso episodio abbiamo incontrato un Magma tenente, adesso io col bat. Ho proprio, ma ne. Fai tu porco dovere! Hai vinto persino contro di me. Mentre me la passavo con te il nostro capo ha finito i preparativi. Se n'è andato. Il nostro capo è diretto verso una grotta via, senza intenzione di cercare nel grande mare oltre al Geopoli. Quindi nella grotta doveva andare. Andiamocene. Oddio. E credo, non so, potrei pure terminare questo episodio con il tema registrato. Quindi dovremmo andare?
Probabilmente Team Idol è diretto nella grotta ondosa. Non mi dire che nella grotta ondosa è presente Pokémon leggendario di tipo acqua. E ok, dai. Temi qui anche questo episodio di Pokémon Smeralda. E al prossimo episodio credo che, non so, credo che andremo alla grotta ondosa. Credo, poi non lo so. Di nuovo, per essere tutto, e ci becchiamo alla prossima.